Dopo il sequestro preventivo di due immobili, un locale deposito, un lastricato solare, due terreni agricoli, due auto, una Fiat 500 nuovo modello e un Audi A3, un motociclo Aprilia 850 e 54.000 euro in contanti, avvenuto il 17 marzo scorso su provvedimento del Tribunale di Brindisi, sezione penale, ufficio misure di prevenzione su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, il patrimonio da oltre 500.000 euro di Benito Clemente, 35enne, nato a San Pietro Vernodico, ma residente a San Donaci, già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, è stato definitivamente confiscato dai carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana. All'uomo, che sarebbe stato indicato da diversi collaboratori di giustizia come sodale esponente del clan della Sacra Corona Unita dei Mesagnesi, gruppo Vitale, le 54.000 euro in contanti furono rinvenute nella sua abitazione il 4 febbraio 2015 nel corso di una perquisizione domiciliare. Le indagini promosse dal nucleo investigativo di Brindisi in applicazione della normativa antimafia hanno confermato i sospetti. I redditi dell'uomo e i beni posseduti risultavano spropositati. Infatti dal 2004 al 2014 il nucleo familiare di Clemente aveva potuto disporre della somma complessiva di poco più di 60.000 euro, mentre i suoi beni superavano il 500.000 di euro.